Serie B, il campionato degli italiani. Finalmente il Pescara ha vinto la prima partita di questo campionato di Serie B, il 4-0 con l'Entella, ha permesso ai biancoazzurri di lasciare l'ultimo posto in classifica, ma soprattutto di riportare un po' di serenità nell'ambiente. Due trasferte ora attendono i biancoazzurri, domenica alle 15 a Crotone, poi il venerdì successivo sul campo del Vicenza. Intanto è in corso di svolgimento il posticipo della giornata, Eternana-Avellino, sono sullo 0-0. Il momento del Pescara, le riflessioni e i commenti dopo questo primo successo con i nostri graditi ospiti. Abbiamo alcuni addetti ai lavori come il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi. Buonasera Vincenzo, ben ritrovato. Buonasera. Eccolo qui. Al suo fianco abbiamo un altro ex biancoazzurro, oggi fa l'allenatore ed è partito anche alla grande con questa nuova carriera. Parliamo di Massimo Epifani. Buonasera, buonasera. Massimo, ben rivisto. Alla mia sinistra è il nostro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera Francesco, sorridente perché il Pescara ha vinto, ovviamente. Così come sorridente è un tifoso che segue il Pescara da anni, forse l'unico che si è sciroppato tutte le trasferte dei biancoazzurri, Leo Sfamuri. Buonasera Leo. Buonasera a tutti. Grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. Insomma, uno spaccato dell'ambiente, un direttore sportivo che sabato era anche all'Adriatico. Il suo Grosseto poi sta viaggiando benissimo in questo campionato di Lega Pro dopo la vittoria di Ancona, una squadra fatta in pochissimi giorni, poi ne parleremo. Iniziamo quindi ad analizzare questa vittoria, però prima vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea, a fianco al nostro regista Maurizio Daguì. Buonasera, buonasera Enrico, ricordiamo per chi volesse interagire con la nostra trasmissione la possibilità di chiamare allo 085 93 52 050 oppure potete inviare gli sms al 392 623 7060. Come hai detto tu, si sta giocando il posticipo di Terni 0-0 in questo momento tra Ternana e Avellino quando sono passati 32 minuti di gioco. A te. Grazie Andrea, ci colleghiamo anche con la redazione del portale forzapescara.com con Valerio De Carolis. Buonasera Valerio. Un saluto a te Enrico, agli ospiti e a tutti gli amici telespettatori. Sì, vi ricordo come poter interagire con il tuo studio, basta semplicemente commentare la news sul nostro portale forzapescara.com. Noi nel corso della trasmissione interverremo per leggere appunto commenti e domande dal nostro portale. A te. Ovviamente salutiamo tutti coloro che ci seguono con lo streaming di forzapescara.com e anche con lo streaming di TV6. Insomma, finalmente sfatato questo tabù, Francesco, il Pescara ha vinto. Tutto quello che di negativo si era detto nelle passate settimane è passato nel dimenticatoio, però c'è un dato di fatto: giochi bene e non ottieni risultati, il calcio è anche questo. Dopo un primo tempo bruttissimo contro l'Entella sono arrivati 3 punti pesantissimi. Ma credo il che calcio sia la... non è matematica quindi. No, credo che sia la cosa più importante, potremmo dire punto e a capo, sperando che sia punto e a capo, ma non ci credo, anche le critiche sempre troppo violente e cattive nei confronti di Maniero. 3 gol, uno l'aveva già segnato, 4 gol, ricordiamo i 13 dell'anno scorso. Evidentemente Maniero, e sono felicissimo perché l'ho detto tante volte, è bravo. Evidentemente quelli che criticano Maniero capiscono di calcio più di noi, non ho altro da aggiungere. A chi ti riferisci? A tutti quelli che criticano in maniera, come vogliamo dire, aspra, violenta, ripetuta, ma forse prevenuta, io non lo so. Ossia, tutti quelli che continuano a criticare Maniero, Maniero non è buono, Maniero non può giocare in Serie B. Io credo che il Pescara, tra Maniero e Melchiorri, stia bene per il reparto offensivo. Semmai questa squadra dovesse avere problemi, come forse li ha ancora, certamente fino a prima della partita di sabato li aveva, non sono nel reparto d'attacco, ma credo in
nell'insieme di squadra, in qualche altro reparto. Insomma, io credo che Melchiorre ha dimostrato che ci si può fare affidamento al 101%, e Maniero la stessa identica cosa. Vincenzo, analizziamo questo momento di Maniero, poi entreremo in un discorso più globale. È vero quello che dice Francesco, perché questo attaccante da anni è qui a Pescara senza aver fatto mai polemiche, però non ha il gradimento dell'intera piazza. Come mai, secondo te? Ma forse si porta dietro magari qualche giudizio di qualche anno fa, qualcuno l'aveva classificato già così, magari poco presente, poco preparato, poco pronto per la categoria, però credo che stia smentendo un pochino tutti con i fatti, anche perché dagli attaccanti ci aspettiamo i gol, e mi pare che lui li stia facendo, li ha fatti anche l'anno scorso, quindi tutto sommato mi sembra che la categoria la possa tenere benissimo. Poi lui tecnicamente è anche un buon giocatore. Ricordiamo che poi la storia del campionato di Zeman per Maniero era partita in maniera rocambolesca, doveva essere lui il titolare, poi non fu impiegato a Verona, giocò Immobile, lì partì l'escalation di Immobile. Ma tu immagina la serietà del giocatore e dell'uomo, perché giocatore e uomo vanno abbinati, mi ci viene a dire, quando dicono il giocatore, l'uomo è un'altra cosa, viceversa, qui stanno insieme, non esistono due Maniero o due giocatori o due, quindi il giocatore e l'uomo che anche quell'anno, con l'esplosione di Immobile, pur giocando poco, tutte le volte sì, che fu chiamato in campo, fa, non ha mai fatto polemica, non solo mai una parola fuori posto, non voglio dire polemica, una parola fuori posto, e quell'anno si fece sempre trovare pronto, rispondendo per quelle che potevano essere le opportunità che gli si presentarono in una stagione irripetibile per Massimo, su per tanti Maniero motivi. Come vuoi esprimerti? C'ha la forte concorrenza quest'anno di Melchiorri, anche lui ottimo giocatore, in 3 partite 3 gol, Melchiorri, quindi sono due giocatori dalle caratteristiche diverse anche per l'impostazione che sta dando Baroni nella sua squadra, però è meglio avere questi problemi di abbondanza. Ma sono totalmente diversi, credo che Maniero paghi anche il fatto che non è mai capitato in un'annata dove il Pescara ha fatto un grande campionato, perché di solito l'attaccante si lega sempre al tifoso quando c'è un campionato fatto alla grande. Purtroppo io l'anno scorso le cose non sono andate bene, nonostante i 13 gol fatti, e credo che quest'anno stia facendo molto bene, perché ha fatto già 4 gol, ma è un attaccante che secondo me a fine dell'anno, per come gioca il Pescara quest'anno, farà tanti gol. Oh, con Leo Sfavuri sfondo la porta aperta, perché sei molto amico di Pippo Maniero, e crediamo che tu lo hai seguito anche nei momenti più difficili, anche all'inizio di stagione forse c'era stata una frase buttata così da parte di Maniero, che aveva detto: non avverto la fiducia della società, soltanto del mister, dei giocatori. Quella frase non è piaciuta ai dirigenti, ma è rimasto un episodio isolato, credo. Sicuramente lui, ricollegandomi ai discorsi fatti in precedenza, gli è stata data la fascia di capitano, poi gli è stata tolta. Credo che per un giocatore, loro lo possono notare perché hanno giocato sicuramente, non io, non è mai facile iniziare ogni anno ed essere sempre il secondo o il terzo attaccante. Non ha trovato mai, probabilmente anche colpa sua, sicuramente non è sempre colpa del mister o degli altri, una persona che gli desse fiducia dal primo giorno. Beh, però quest'anno Baroni gli ha dato fiducia. Quest'anno infatti ha trovato la possibilità, che il mister ci punta tantissimo, infatti non è sempre detto che il mister ci punta tanto. Certo, il discorso del rinnovo e di quello che è accaduto, sai cos'è, Enrico, che quello che hanno pagato un po' anche i vecchi giocatori del Pescara è stato questo, nel senso che sembra che si agevano sempre gli ultimi arrivati e mai quelli che sono qui da tanto tempo. È successo anche con Balzano, con altre persone, nel senso che probabilmente prendi un giocatore di fuori e lo tratti in una certa maniera, perché probabilmente ha curriculum, probabilmente ha una carriera molto più ampia di quelle attuali. Poi è normale che una persona come Pippo, che sono 4 anni che sta qui a parte a prendersi i terni, con Zeman ha fatto la panchina sempre in silenzio, l'anno scorso ha fatto 13 gol, non ha detto mai una parola, quest'anno è ripartito uguale, ha fatto già 4 gol, non ha detto mai niente, vedi arrivare sempre giocatori nuovi con contratti anche abbastanza più alti, eccetera. È normale che il giocatore ha bisogno anche di questo per
sentisse la fiducia maggiore, ecco, col campo, con i tifosi, con l'allenatore, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dirigenziale, penso che è anche un motivo di orgoglio e di importanza anche il contratto. Invece lui non avverte lo scetticismo di pochi, a dire la verità, che in tribuna gli riservano dei fischi. Soffre tantissimo. Però soffre tanto perché lui non si è mai identificato come Ronaldo Van Basten. Lui sa di essere un giocatore normale, discreto, probabilmente la categoria la può fare tranquillamente. Se l'anno scorso Sforzini, che prendeva una bacca di soldi, ha fatto 200 gol, in due anni con noi non ha fatto niente, lui comunque ne ha fatti 17, non capisco perché lui debba essere criticato, etichettato sempre in maniera eccessiva. Ripeto, non sarà Van Basten, quello è poco ma sicuro, ma credo che la piazza di Pescara sia sempre lamentata di avere giocatori che alla maglia ci tenevano pochissimo. Hai un ragazzo che è disposto a stare in panchina 34 giornate pur di far vincere il Pescara, quindi credo che anche questo sia andiamo a sentire importante. Cosa ha detto dopo questa prima tripletta firmata con la maglia del Pescara. L'ombre del partito, si diceva una volta, l'eroe della giornata col pallone, perché chi segna la tripletta porta il pallone a casa. Sì, sì, è una grande soddisfazione oggi, grazie ai miei compagni sono riuscito a fare una tripletta, che è la mia prima tripletta nella mia carriera, e sono contento soprattutto per la vittoria e per i tre punti. Non solo la tripletta, sei tornato titolare, hai dato in là questa vittoria, l'hai consolidata, l'hai costruita, oggi è una giornata da incorniciare. Sì, ripeto, soprattutto per la vittoria che ci dà morale, ci dà una grande voglia ancora di più di fare bene e dimostrare il nostro valore, che fino ad oggi ci è mancata solo quella, la vittoria, perché abbiamo dimostrato anche in altre partite che meritavamo di vincere, solo che non ci siamo riusciti. Le immagini televisive hanno chiarito quello che è successo nell'area di rigore, no? Tra te e Rinaldo, ce lo vuoi ricordare però? Sì, io ho fatto un movimento in aria e Rinaldo mi ha tirato un pugno, non era successo nulla poco prima e non so perché mi abbia tirato questo cazzotto. Non ti ha preso, ti ha preso solo con l'avambraccio, altrimenti ti avrebbe fatto molto male. No, sì, con l'avambraccio, però comunque è da sanzionare con il rosso e il calcio di rigore. Cosa cambia adesso con questa vittoria per il Pescara, per il vostro campionato e soprattutto per te, perché dopo tre gol, insomma, il posto da titolare te lo sei riguadagnato? No, per noi sicuramente ci dà morale, come ho detto prima, ci dà ancora più fiducia perché ci mancava e soprattutto oggi non abbiamo subito gol, che era importante per noi. Per me io sono tranquillo perché so che comunque se non gioco io gioca un altro mio compagno che comunque è bravo e farà la differenza. La prima tripletta vale una dedica particolare? Sì, a tutte le persone che mi sono state vicino fino ad oggi e ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto nonostante fossimo ultimi in classifica. La nostra curva ci ha sempre sostenuto, anche a Catania ci hanno incitato ed erano con noi, quindi è per loro. Allora, Miguzzi, questa prima tripletta di Maniero coincide con la prima vittoria del Pescara. Diciamo, brutto primo tempo, squadra contratta, poi questo episodio di ingenuità da parte di un giocatore esperto per il fallo su Maniero ha sbloccato la partita. Si poteva prevedere questo primo tempo un po' diverso dagli altri, ricco di nervosismo, di pressione per la squadra? Sì, era una partita da vincere in tutte le maniere, l'importante è averlo fatto. Adesso anch'io concordo, il primo tempo è stato abbastanza brutto, per fortuna che l'arbitro si è accorto di quell'episodio che chiaramente ha cambiato molto la partita, ha agevolato un po' la situazione del Pescara che in quel momento stava faticando, però la partita vinta meritatamente, adesso c'è da saperla leggere e cercare di cominciare a fare punti anche in trasferta. Ecco, come si può leggere una vittoria del genere? Ma intanto sicuramente si tolgono di dosso un pochino di paura di che si vedeva durante il primo tempo, perché chiaramente la mancanza di risultati fa diventare la palla pesante, anche un pochino difficile da gestire. Credo che sia una rosa che è destinata sicuramente a migliorare, perché ha delle buone qualità. C'è da lavorare, da crescere, sicuramente qualche risultato di fila darà il morale giusto per poter migliorare. Ti aspettavi un inizio così difficoltoso per la squadra di Baroni? Sono cambiate tante cose, è cambiato la guida tecnica, sono cambiati molto, hanno preso tantissimi giocatori, mi pare un mercato abbastanza
Diciamo, cioè la rosa tanti, molto ampia. Vuol dire. Tanti giocatori in entrata, adesso qualcuno non me lo ricordo perché hanno giocato poco, però ho visto che sono arrivati tanti giocatori, quindi c'era da assemblare un gruppo nuovo. E poi, ripeto, gli episodi fanno un pochino la differenza, magari alcune partite non le ho viste le altre, però ho letto che hanno fatto anche delle buone cose, poi sei sfortunato perdi, ti viene un po' di pressione, un po' di tensione. Gol della Ternana, Enrico. Gol della Ternana con Avenatti al 44esimo. Bene, Ternana dunque in vantaggio, tra poco Maurizio ci aggiornerà la classifica. Ecco, tu che sei un addetto ai lavori, Vincenzo, conviene, perché è un dubbio che si pongono in tanti, avere queste rose così ampie? Tu di solito il tuo allenatore consigli, a prescindere dalle possibilità economiche, di avere una rosa così allargata, due giocatori per ruolo? Ma dipende molto dall'obiettivo? Dall'obiettivo, ma anche dalla qualità dei giocatori, perché se tu hai una squadra forte, fai i risultati, stanno tutti quanti belli tranquilli al loro posto, è più facile anche per l'allenatore scegliere. Quando i risultati non vengono diventa uno spogliatoio un po' difficile da gestire, chiaramente quando ne hai tanti che stanno fuori non è facile. Però adesso io non vorrei essere superficiale, però ho visto che hanno preso tanti giocatori, però alcuni non me li ricordo, quindi non so neanche bene quelli che sono. No, come concetto generale di avere una rosa ampia. Concetto è chiaro che l'allenatore poi durante la settimana deve fare degli allenamenti, mettere in campo i giocatori. Quando tu ti trovi che gestisci due squadre e magari qualcuno non rientra neanche nelle due che stanno provando gli schemi, diventa un po' complicato. Però sono sempre i risultati che poi indirizzano l'umore dello spogliatore. È anche un mercato fatto in la maniera più razionale possibile. Per esempio anche noi abbiamo qualche problema a Grosseto in questo momento, però abbiamo fatto la squadra nel giro di 3-4 giorni e qualche errore si è fatto, per cui qualche giocatore in più c'è e non è facile da gestire. Allora Massimo, tu che fai invece l'allenatore, preferisci avere una rosa ristretta, una rosa con titolari e poi eventualmente le alternative fatte, composte da giovani, che indirizzo hai? Ma una rosa fatta con dei criteri, sicuramente dei giocatori importanti, ma il fatto di avere tanti giocatori porta anche molta concorrenza in squadra, quindi si lavora meglio. Sì, di solito la concorrenza stimola la qualità, però potrebbe stimolare anche il malumore se non arrivano i risultati, no? Sì, lì il lavoro duro dell'allenatore è quello, gestire i momenti delicati, perché credo che in un anno calcistico capitano sempre i momenti negativi, lì bisogna essere bravi, però credo che per un allenatore avere scelta ogni domenica penso che sia una cosa migliore di non avere la scelta. Leo, adesso non è che tu devi essere il portavoce di Maniero, però già che lo conosci, come ha vissuto lui questa concorrenza, come convive con questa concorrenza di Melchiorri? Ah, come ho detto prima, Enrico, lui è sempre stato una persona solare e serena, quindi è tranquillo proprio, perché il suo primo obiettivo sono i punti del Pescara, quindi se li facciamo con Politano, Melchiorri, Caprari o altri, o li facciamo con Maniero, Politano, lui, certo, giocare e far gol per un giocatore penso che sia il massimo della soddisfazione, però lui è bravo per questo motivo, perché è sereno così. Questo comunque è un gruppo compatto, perché non sono arrivati risultati finora, la rosa è molto ampia, sarà stato per merito dell'allenatore, però grosse polemiche e scricchioli di spogliatoi non ci sono stati. No, fino adesso. Cioè, quando si dice il gruppo, lo spogliatoio è sano, in questi momenti si vede, non quando. Ma perché credo che le prestazioni hanno aiutato anche questo, nel senso che loro. Sì, però c'è sempre quello che non gioca. Sì, che certo. Però quando vedi la squadra, noi eravamo a Catania, per esempio, a Catania meritavi tutto tranne che di perdere. È normale che tu lì allarghi le braccia e dici, vabbè, penso che più di questo, soltanto la sfortuna ci ha dato una mano contraria. Quindi ha aiutato anche questo. È normale che, secondo me, ecco, dal punto di vista dell'abbondanza, fa sempre bene. Per fa, sempre riguarda, bene. Fa sempre bene, nel senso che è normale. È un lavoraccio per l'allenatore. Il problema è questo: cioè, troviamo un allenatore che è capace di poter gestire questi numeri, perché ad esempio lui si è fossilizzato adesso sul peso lì per recuperarlo fisicamente e mentalmente. Purtroppo i risultati non gli hanno dato ragione, nel senso che con Zubalic e Cosi ci abbiamo fatto 3 partite subendo credo 0 gol. Credo, sì, all'incirca, sì. Con Pesoli purtroppo questa spada addosso, dove ha fatto 2-3 errori che ci sono costati caro. Intanto a Crotone non ci saranno Zuperic, Boldor e Bjarnason, mentre è disponibile Ćosić,
e tutti si augurano che possa rientrare anche Salamon, quindi la coppia centrale con il rientro di Salamon potrebbe essere Salamon. Vedi, quindi, che Ciosic. Servono 22 giocatori. Quindi tu sei per la rosa ampia. No, ma non è questione dello Salamon. Perché molti allenatori preferiscono avere 13, 14 titolari. Non è facile prendersi la responsabilità di gioco. Non. Il calcio di oggi, che è molto più fisico, chiedo conferma oppure è una smentita a due che lo vivono da dentro la pizza di formaggio, come si suol dire. Beh, dipende tanto dalle disponibilità della società. Intanto, no? Il calcio oggi è più atletico, è più fisico. Quello è l'altro, è più... Vabbè, quello è normale, è ovvio. Io dico, però, standoci la disponibilità della società, un campionato di Serie B, tra l'altro, stiamo parlando di 42 giornate. Sì. Quindi come fai a non avere almeno due giocatori per ruolo? Certo, una volta si parlava, quando giocava Vincenzo soprattutto, perché Massimo è più giovane, ma si parlava... C'era il tredicesimo. No, non solo, ma poi c'erano i giocatori, quello è un jolly, che cos'è, un centrocampo? No, quello è bravo a giocare da mezzala, poi se deve fare l'esterno lo sa fare, se serve l'occasione da mediano. Forse oggi c'è più specificità nei giocatori, nei vari ruoli, però molto dipende dal campionato, ma d'altronde lo vediamo a tutti i livelli, sì, a tutti i livelli, perché ci vogliono almeno 22 giocatori. E tu, prendo la palla al balzo, hai detto già domenica a Crotone, sì, questa è la problematica delle convocazioni nazionali, poi poi a livello di Serie A e di Serie B c'è il problema anche dei nazionali, tornano il venerdì, il sabato devono giocare, si ferma il campionato, invece la B non si ferma, la B è peggio. Dicevi, Vincenzo? La chiave per uscirne bene sarebbe cercare di avere dei giovani che sono molto più gestibili, bravi, perché chiaramente quando tu cominci a avere dei 94-95 nella rosa che sono all'altezza della situazione, l'allenatore li gestisce molto meglio. Se hai due trentenni, uno sta fuori, uno gioca, ma magari lì diventa un pochino più complicato. E così si dà anche più ossigeno ai giovani, no? Vetrine maggiori. Chiaro, gli dai un po' più di spazio e li gestisci meglio, il segreto è riuscire a trovare, poi dipende nell'organico, quelli all'altezza della situazione. A Massimo, che tipo di giocatori hai? Perché se tu, per esempio, di sei difensori o otto difensori hai, che ne so, uno dei due terzini destro che è anche sinistro e si adatta a giocare a sinistro o da centrale, hai meno problemi e hai meno emergenza, anche se magari non hai due centrali di destra, due di sinistra, ossia non hai otto difensori per i quattro ruoli, parlando ipoteticamente di una difesa a quattro, no? Sì. Massimo, sì. No, ma il discorso è che è il lavoro duro per l'allenatore, devi essere bravo anche a gestire queste situazioni, ma anche vedere... Quindi oggi l'allenatore è anche un gestore, quando scende, no? Uno di condizione deve essere anche bravo magari a fare sentire importante anche l'altro che sta fuori, perché non è che detto che nel calcio d'oggi non ci sono più titolari inamovibili, quindi credo che in base a quello che si vede durante la settimana l'allenatore deve essere bravo a fare delle scelte importanti. Oh, un altro elemento, e poi lasceremo spazio anche a chi ci segue da casa, questo avvicendamento che c'è stato tra i pali tra Fiorillo e Aresti, una scelta tecnica, ha sottolineato Baroni. Quanto ti ha sorpreso, Leo? Beh, sorpreso... L'hanno saputo tutti e due qualche ora prima della partita. Sorpreso non poco, perché il portiere generalmente è quello che si tocca il meno possibile, nel senso che forse l'unico punto fermo nella squadra di calcio sarà sempre il portiere. Beh, lui secondo me ha pagato non tanto l'errore di Catania, se si può chiamare errore, forse la mancanza di sicurezza in parecchie uscite nelle partite precedenti, quindi probabilmente il mister non l'ha visto, ecco, Baronetto non l'ha visto tranquillo in settimana. Ecco, probabilmente dopo le ultime uscite nelle altre partite, l'errore di Catania probabilmente ha visto una persona un pochettino più molla, un pochettino triste tra virgolette, nel senso non prontissimo, e ha puntato su Aresti. Ecco, io quello che all'esordio in Serie B critico un pochettino al mister, e spero che non faccia gli stessi errori che ha fatto a Lanciano l'anno scorso, perché la Lanciano l'anno scorso verso febbraio-marzo ha iniziato a fare un po' questa rotazione e ne avendoci una partita, quindi io spero che questo turnover faccia bene, perché ci mancherebbe, tutti quanti sono sempre lì pronti, tutti quanti sanno che possono giocare in qualunque momento, però ecco, il troppo cambiare penso non ha mai giovato a nessuno. Sono d'accordo. Siete sono d'accordo anche con questo principio? Sono d'accordo anche sull'inciso, quando ha detto, cioè, speriamo che non fa come l'anno scorso, e lo ha detto nel dialetto, esatto, per metterlo più in risalto, per quello è stato bravo. Vincenzo.
No, del portiere sì, potremmo parlare delle ore, però non ho visto. Ti è mai capitato di giocare alla sesta giornata, vieni messo in panchina perché non eri tranquillo? Ma questo può succedere, un calo di condizione. È stata una scelta coraggiosa. Sinceramente non ho visto le precedenti partite, per cui non so dare una valutazione. Certo, Fiorillo non ha probabilmente alle sue spalle campionati interi da titolare, almeno molti campionati. L'anno precedente con la Sampdoria ha giocato poco, a Livorno già aveva avuto più spazio. Ha giocato di più. Però sicuramente è un portiere affidabilissimo. Sì, sì, no, evidentemente. Guarda che tenere anche il portiere sulla corda può essere una buona soluzione, può essere una scelta. Poi no, ripeto, si vince, poi io no, io dico subito, io che la settimana scorsa e anche quell'altra dissi che va bene, l'allenatore vede i giocatori una settimana, però mi deve spiegare come fa a far giocare Guana, che va ancora, con tutto il rispetto per la carriera di Guana, nessuno dimentica quello che ha fatto Guana nella sua carriera, va a 10 all'ora per forzare i concetti. E Appelt è un altro abbastanza lento, forse un centrocampo che sul piano della dinamicità può risultare un po' deficitario. Allo stesso modo dico oggi, lì avevo detto... Insomma, Massimo, tu il portiere lo cambieresti se non lo vedi tranquillo in settimana? Ma se vedi qualcosa che non va, se l'allenatore l'ha cambiato... Quindi a prescindere dall'episodio della domenica, no? Sicuramente è successo qualcosa che in settimana gli ha fatto prendere la bilancia sul secondo portiere. Ieri a Teramo Vivarini ha tolto Serraiocco e ha fatto giocare Quindi Tonti. Ci sta, insomma. Sì, Serraiocco aveva dei problemi fisici, quindi... Era pronto. Serraiocco si era fatto male la partita precedente, aveva già parato il secondo tempo Tonti. Il fatto di tenere tutti sulla corda non è... È un fatto positivo questo. No, secondo me l'allenatore deve conoscere bene ogni singolo giocatore che ha in rosa. Vabbè, logico. Perché non tutti puoi tenere tutti sulla corda, perché uno che agisce in una maniera. C'è quello che magari si avvilisce... Perché stava giocando e non gioca, ecco, e dopo lì deve reagire. L'intervista Aresti, e dopo sentiremo gli umori di chi ci segue da casa. L'intervista con Aresti. Non me l'aspettavo e l'ho saputo 50 minuti prima dell'inizio della partita. Non me l'aspettavo, però ovviamente sono stato contento e... Come ogni settimana io mi sono allenato bene, ho dato tutto, come ha dato tutto anche Vincenzo, però non ce l'aspettavamo né io né lui sicuramente. Pomeriggio tranquillo però, come se fossi stato in panchina. Sì, sì, merito dei miei compagni che hanno fatto una grandissima prestazione, hanno corso per 90 minuti e mi hanno fatto passare un pomeriggio un po' più tranquillo, anche se poi tranquillo non è mai. Il peso di questa vittoria è incredibile, no? Sì, penso che sia una vittoria fondamentale anche perché fino ad ora abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo seminato e quindi era troppo importante vincere questa partita, ce l'abbiamo fatta con grinta, cattiveria, fame e ora diciamo inizia il nostro campionato. È sempre importante vincere anche se poi ovviamente quando perdi lì si vede veramente la forza del gruppo, perché quando si vince tutto facile, quando si perde... Due o tre partite non arrivano ai risultati, i gruppi importanti riescono a reagire, noi lo siamo, abbiamo reagito benissimo. Ore 21 e 29 minuti, allora Andrea Costantini, vogliamo leggere, sì. Non so, i primi messaggi, se ci sono le prime telefonate. Sì. Intanto finale del primo tempo 1-0 per la Ternana sull'Avellino, gol di Avenatti. Allora scusa, possiamo Andrea, vedere? Sì. Vediamo la classifica aggiornata prima di andare... Okay. Sui messaggi. Allora il nostro Maurizio da qui provvede subito a perché mandarci con questa la eventuale vittoria aggiornata. La Ternana salirebbe al secondo posto insieme al Frosinone con il Carpi e il Trapani a quota 12. Il campionato, cioè, escludendo il Perugia, in due punti. Sì. 12 del Frosinone e 10 del Lanciano. Allora vediamo i primi messaggi, Andrea. Sì. Andiamo subito con il primo messaggio, grande Maniero e mo lo voglio in campo con Melchiorri, dice questo tifoso. Vediamo ancora un altro, non ci voleva tanto, bastava non far giocare Pesoli. E poi sì, adesso li raccogliamo un po'. Baroni dice che Fiorillo resta titolare, ma perché non confermare Aresti? Si domanda e ci domanda evidentemente questo tifoso da casa. Poi ancora, non abbiamo fatto nulla, solo vinto con la squadra più scarsa del campionato, altro che svolta. E poi ancora,
Chassand, non gioca Pesoli e non prendiamo gol, che strano. Allora, ci possiamo fermare qui, Andrea, così commentiamo queste prime riflessioni. Maniero e Melchiorri potrebbero giocare insieme, lo chiedo a Massimo e Vincenzo. Massimo. Ma per come gioca Baroni, se sposta Melchiorri su una fascia, sì. Perché Melchiorri l'anno scorso a Padova giocava da esterno, quindi poi alla gamba attacca bene la profondità e una buona tecnica, quindi potrebbe essere una soluzione importante. Altrimenti bisognerebbe cambiare modulo, Vincenzo? Sì, però secondo me Melchiorri può giocare in tanti ruoli, in tanti modi, perché anche se io concordo che è un ottimo giocatore, l'ho visto, lo sono andato a vedere anche a Macerata due anni fa, quando prima che lo prendesse. Perché non è esploso prima? A lui ha avuto un problema, sì. Perché Giulianova già aveva fatto bene, era in rampa di lancio, poi ebbe un problema fisico che l'ha tenuto fermo per parecchio tempo e poi è ritornato a Macerata, fece bene. Secondo me anche a Padova è stato uno dei giocatori migliori di un'annata difficilissima. È un giocatore che può giocare in tanti ruoli. È chiaro che probabilmente, forse, giocando con un attacco a due sarebbe meglio insieme a Maniero, però potrebbe fare anche l'attaccante esterno senza problemi. Su questo fatto di Pesoli, che adesso sta diventando un po' il capo espiatorio di tutta la situazione, vuoi spendere tu una parola in suo favore? Non lo conosco personalmente, no. Quindi cioè, da tifoso, dopo le tante critiche che giustamente gli sono state rivolte. Purtroppo è normale che, ripeto, come ho detto prima, ha fatto credo 3-4 errori che sono costati caro, perché sono costati punti importanti. Il mister ci crede, ci ha puntato, l'ha voluto recuperare psicologicamente e fisicamente. Si vede che è tanto tempo che non gioca, che non c'ha più le misure. Purtroppo, ripeto. Lo scorso anno ha giocato quasi sempre con sì, il Carpi, però probabilmente è fuori condizione, mettiamola così. Un po' fuori condizione, un po' tanto fuori condizione. No, io lo conosco bene, perché un anno che lavoravo con la Roma. Diede una mano al Tivoli che faceva la C2 in quel periodo lì, ed lui era un ragazzo giovane di quella squadra e fra l'altro era una mezzala. La prima partita da difensore centrale gliela feci fare io, con l'allenatore era Ortega, e così parlavamo durante la settimana, eravamo in emergenza, difesa 3, fece il centrale dei 3, la prima partita che giocava da centrale, poi dopo da lì ha fatto un'ottima carriera. È un ragazzo, secondo me, un buon ragazzo e anche un buon giocatore. In passato ha fatto degli ottimi campionati, cioè una grande fisicità, però secondo me deve stare benissimo fisicamente, evidentemente spaga questo, perché secondo me è anche un buon giocatore. Cioè non tanto l'errore singolo, dell'errore sulle gol, proprio anche nell'impostazione, anche un lancio che è completamente fuori misura, cioè nel senso si vede che ancora non sta bene. Volevi aggiungere qualcosa? Posso sentire l'allenatore Massimo? Penso che è tra i giocatori più esperti. Come si può vivere un momento così difficile? Ma perché sicuramente non è. Lui è un giocatore che ha bisogno di stare, come dice Vincenzo, in grande condizione fisica. Non avendo le condizioni fisiche, ha fatto troppi errori facili da non farli. Quindi credo che sia soltanto quello. Bisogna recuperarlo, perché è un giocatore, secondo me, importante. Un giocatore che ti può dare. Vogliamo rispondere a quel tifoso che giustamente dice: non abbiamo fatto nulla perché abbiamo vinto contro la squadra, vero, sì. Non dico più scarsa, ma forse la meno quotata del campionato. Sei d'accordo? Sì, come? Beh, quello stiamo dicendo pure con Leo durante la pubblicità. Adesso due trasferte che devono dare, dalle quali devono arrivare altre risposte forti. E per risposte forti non parlo solo di gioco, ma di anche risultati, di risultati, anche se. Invece su Pesoli che volevi dire? No, su Pesoli non capisco, scusa, ma ci sono stati dei problemi, sì, l'anno scorso ha giocato, adesso è fuori condizione. Beh, so che ha avuto un infortunio abbastanza importante. Tutta la preparazione, no? Ha avuto un infortunio prima amichevole che ha fatto, quindi va bene, ma penso da fuori, cioè, ecco. No, io dicevo se anche l'anno scorso aveva avuto qualche problema. No, luglio agosto, forse è stato recuperato in fretta, probabilmente. C'ha 34 anni, comunque gli infortuni a una certa età, insomma, pesano un pochino di più. Da fuori sembra che sia un ragazzo molto sensibile, perché nonostante l'età, perché dopo i primi errori che ha fatto ha continuato a non essere mai tranquillo, credo che anche questo. Diciamo che Baroni è bravo, però ha fatto una fesseria. Però gli ha dato fiducia fino a quando ha potuto, vediamo. Sì, appunto, forse un po' troppo. Valerio De Carolis, Andrea. Mettendo Pesoli in condizione di commettere degli errori. Sì, Valerio, scusami Andrea. Sì, diamo uno sguardo ad altri messaggi. Ecco qui, Pasquato, Melchiorri, Maniero, Baroni deve puntare su loro in attacco e non ci ferma nessuno. Ancora. Ma qui il discorso che facciamo prima, dovrebbero giocare insieme Melchiorri, Maniero,
con Pasquato. Fuori Politano praticamente. Fuori Politano. Buonasera Leo, cosa è successo a Catania? Aspetta, aspetta, questa, teniamocela calda questa riflessione, perché volevo sentire prima Vincenzo su questo tridente un po' anomalo. È vero, Massimo ci dice Melchiorri sulla fascia, però sulla fascia già ci sono elementi come Politano, Caprari, che sono forse più di ruolo, no? Sì, sono più di ruolo, ma lui è dall'inizio dell'anno che gioca con i due esterni con il piede invertito, quindi sì. Credo che è difficile che possa far giocare Melchiorri, a meno che lo faccia giocare a sinistra, però credo che a sinistra perderebbe qualcosa. Vincenzo, ti ho interrotto? No, non è un tridente proponibile questo? No, sono secondo me davanti a tante soluzioni, sia giocando con questo modulo sia cambiandolo, perché ci sono tanti buoni giocatori. Probabilmente se c'è qualche cosa che non quadra, forse Francesco magari ha toccato un reparto dove chiaramente nel 4-3-3 le due mezze ali devono essere due giocatori che si devono inserire, devono andare in profondità, devono andare sull'esterno. La ripetizione durante la settimana, scherziamo. Forse magari stanno mancando queste... io ripeto, parlo in generale, perché non ho visto le prime partite, quindi non voglio dire stupidaggini, però per caratteristiche forse... No, ma lo stesso Baroni si lamenta probabilmente di questo mancato inserimento da parte di uomini del centrocampo, cioè magari un po' le situazioni per fare un esempio, parlando di un giocatore come Bovo, che magari non c'entrava niente nel discorso tattico dell'anno scorso, c'entrerebbe di più in questo, cioè è un po' più un giocatore da 4-3-3, cioè come mezzala. Certo. L'anno scorso in 4-2-3-1 era un giocatore che probabilmente non sapevi neanche dove metterlo. Lazzari come lo inquadrate? Perché Lazzari è stato a Grosseto. Anche Lazzari è un giocatore che... Sì, balla tra... Un attimo Andrea, non ti sentiamo? Ecco. Enrico, gran gol dell'Avellino, gran gol di Castaldo, spettacolosa rovesciata nel cuore dell'area di rigore, pareggio al terzo minuto della ripresa, Ternana 1, Avellino 1. 1-1, bene, dicevi Lazzari che... Lazzari balla tra mezzo sinistro e esterno di sinistra, i suoi ruoli migliori sono quelli, lui è stato anche a Grosseto, quindi lo conosco bene. Un altro giocatore probabilmente così, per me, secondo me è più una mezzala sinistra in un assetto equilibrato. Il punto lì bisogna vedere se il giocatore è al massimo della condizione. Questo Bjarnason che gira da tutto quello che può dare in campo, però come collocazione tattica, Massimo, tu dove lo vedi meglio? Nel ruolo che sta giocando adesso, mezzala destra, perché forse fra i centrocampisti è quello che c'ha più inserimento di tutti. Infatti dall'inizio dell'anno è quello che ha avuto più occasioni di far gol. Sei d'accordo, Leo? Sì, secondo me forse corre troppo. E quindi perde lucidità quando sta sotto porta. Vabbè, quelle sono caratteristiche. Sì, vabbè, certo. Allora, c'era un messaggio per Leo Sfamurri. Lo rivediamo? Cosa è successo a Catania? Dovrebbe essere il sesto messaggio. Eccolo qui. No, questo il prossimo l'abbiamo già visto. Allora. Buonasera Leo, cosa è successo a Catania? Cosa è successo? Non lo sappiamo. Non so a cosa si riferisce, nel senso. Ci sono stati dei problemi. Siamo arrivati allo stadio, vabbè, ci hanno inseguito 4-5 motorini senza casco, niente di che. Forse l'uscita che, ecco, dovevo prendere l'aereo in tempo per tornare, e questo ci ha fatto uscire giustamente. Non so se si riferisce al confronto con il tecnico, ma lì... Ah, lì vabbè, niente, lì grande prova di responsabilità del mister, che si è messo davanti alla squadra, si è preso tutte le responsabilità dicendo che i giocatori avevano dato l'anima, avevano dato tutto, e quindi dovevamo... C'erano delle correnti di pensiero diverse fra voi tifosi o no? No, perché comunque a Catania sono usciti gli applausi, perché ripeto, come ho detto prima, meglio di questo non potevi fare. Il mister si è messo avanti alla squadra difendendo, dicendo che abbiamo dato tutto, e infatti comunque in campo si è visto questo. I tifosi hanno applaudito, noi abbiamo applaudito dicendo continuiamo questo spirito, che probabilmente i risultati verranno. Allora Andrea, leggiamo ancora qualche messaggio, poi andiamo in pubblicità e poi ci collegheremo con Forza Pescara, poi spazio alle telefonate. Andrea. Allora, prossimo messaggio: al Pescara è mancata solamente la fortuna, ciao Pescara Rangers. E poi ancora, vediamo il prossimo. Pescara Rangers, un venerdì di qualche settimana fa pensavo di essere rimasto senza calcio, poi il grande giornalista, voce vera pescarese di calcio in genere, era solo traslocato per mia gioia su TV6. La dolcezza vince sempre rispetto alle cattedre e alle cattedrali. I libri non vanno solo letti ma interiorizzati, gli eruditi guardano solo se stessi, gli uomini invece soprattutto gli altri. Un saluto a Rocchi, penna nobile e umile, Maurizio da Fossacesia. Beh, Maurizio, noi ti ringraziamo,
sei stato molto, molto gentile, molto delicato, quindi apprezziamo questo tuo messaggio. Ce n'è un altro Enrico, poi ne abbiamo altri ma li dobbiamo caricare. Io ho visto la partita, però non l'ho vista male come dite voi. Fino a pochi minuti fa stavo vedendo il posticipo della Ternana contro l'Avellino e non ho visto né gioco né azioni in 40 minuti e loro sono molto avanti a noi. Toni da Pescara. Allora, quello che sottolinea Toni da Pescara probabilmente è vero, perché non si vede un gran calcio oggi un po' in generale, però ecco, rispetto alle prestazioni iniziali dei biancoazzurri c'è stato un passo a ritro, un passo indietro nel primo tempo, però ci dicevate che c'erano altre motivazioni, c'è la pressione, squadra contratta. Questa vittoria può sbloccare la squadra. Sicuramente aiuterà sicuramente a sbloccarsi. Sono d'accordo che il livello è difficile vedere grandissime partite, però si vedono. Comunque tu non ti devi mai accontentare, non è che vincendo, giocando così, o il fatto che gli altri non giochino bene debba essere un alibi. Devi migliorare, devi crescere, devi sicuramente avere un'intensità superiore. Vincenzo, quanto è minima la differenza tra la Serie B e la Lega Pro che voi state disputando quest'anno con squadre importanti? C'è una grossa differenza? No, perché vediamo che le matricole ne arrivano in Serie B, Frosinone, Perugia, lo scorso anno Latina, a proposito del Latina è stato esonerato Beretta, al suo posto torna Breda, lo scorso anno dicevamo Trapani, Latina, arrivavano in Serie B e addirittura si imponevano. Sta succedendo anche quest'anno, sì, il Perugia si è rinforzato, però Frosinone è lì, quindi c'è una minima differenza? No, la differenza c'è ed è anche sostanziale secondo me. È chiaro che tra le top 2-3 per girone sono squadre che vincendo il campionato significa che hanno trovato un buon assetto, un buon gruppo, soprattutto quelle che riescono a mantenere questa ossatura secondo me possono far bene anche dopo. Tante volte è successo anche in passato, addirittura un doppio salto, spesso è capitato dalla C alla B e dalla B alla A. Quindi tra le più quotate della Lega Pro e la maggior parte possiamo dire della B non c'è tanta differenza, mediamente se le vai a valutare tutte no, c'è la differenza. Stesso discorso vale tra le migliori della D e il resto della Lega Pro, Massimo? O lì forse la differenza è più Adesso hanno tolto una categoria, quindi la differenza diventa... Certo, la qualità della D è cresciuta perché i giovani che andavano in Serie C2 quest'anno sono tutti quanti in Serie D, quindi la qualità si è alzata. Però credo che ci sia ancora la differenza. Tra Francesco e l'altro, io sono sempre convinto che c'è una profonda differenza, come diceva Vincenzo, eccezione fatta. Allora, com'è possibile che le matricole arrivano perché il discorso perché, che fa le esatto, migliori. Per quello dicevo, quelle sono le migliori, ma mediamente, eccetto la prima, la seconda, magari la terza della Lega Pro, quindi la prima, la seconda forse salgono, la prima sicuramente, e tutte quest'anno salgono le tre prime e un'altra esatto, quest'anno poi la promozione quindi quest'anno quattro saranno promosse dalla Lega Pro. Sì, sempre poi, però solo la prima esatto, pazzesco. Playoff e vincere quest'anno i playoff quest'anno è peggio di un terno all'otto. Così come c'è un abisso tra l'attuale Serie D e la Lega Pro e tra la B e la A. Palermo promosso, vediamo che cosa sta facendo in Serie A. Valerio, non ti riposare, tra poco saremo da te, andiamo in pubblicità. No, ti ho svegliato perché non ti ho dato mai la linea, tra poco ripartiremo da te dopo la pubblicità. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo.
Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 21:49 minuti, è cambiato nuovamente il risultato a Terni, no Andrea? Gran gol questa volta per la Ternana che torna in vantaggio 2-1, gran punizione di Viola, quindi Ternana 2, Avellino 1. Quindi la Ternana torna a quota 12. Allora, mi dicono che c'è una telefonata in attesa, però vorrei andare da Valerio De Carolis, dalla redazione di ForzaPescara.com. Valerio, eccoci. I tifosi questa sera sono più tranquilli, più sereni o no? Sì, sono più sereni, è l'argomento anche sempre quello di Pesoli, per esempio vedete vittorie del Pescara sono inversamente proporzionali alle presenze in campo di Pesoli, si vince solo senza Pesoli, c'era una domanda su Bjarnason, voi avete anticipato, anzi c'è anche una piccola provocazione di Francesco, di Francesca, sera Tony Bassi. Ti dice caro Francesco, poi c'è Eddie, dice bisogna dare una continuità al risultato di sabato, Martel, sarebbe fondamentale aggiustare la difesa perché i gol arrivano sempre, cosa ne pensate? Cosa ne pensate su questa fase difensiva, Massimo?
Io credo che la maggior parte dei gol presi del Pescara che ho visto sono molto errori singoli. Non credo che siano errori, a parte col Bologna che sono stati 10 minuti veramente di grandissima confusione, ma credo che capita a tutte le migliori squadre. Però credo che per quanto riguarda il reparto difensivo, già il fatto che l'allenatore cambi sempre gli uomini, credo che ancora riesce a trovare un assetto ben definito di questa squadra, e questo secondo me è un problema di questa squadra, perché però credo che col rientro di Salamon, ecco, però prima diceva giustamente Leo, la coppia Zuparic-Ćosić è stata la più affidabile. Di Francesco l'ha detto la settimana scorsa. Prego? Di Francesco l'ha detto la settimana scorsa. Ascoltato la settimana scorsa. No, ma non è riferito a te, quindi è riferito all'amico mio e agli altri che c'erano. No, quindi errori individuali però ci sono stati, e parliamo come sempre, no? Di Pesoli, purtroppo Pesoli è sulla bocca. Però Ćosić e Zuparic, quando hanno giocato insieme, sono andati bene. È stato questo un errore di Baroni di dare troppa fiducia al giocatore? Ma credo che l'errore di Baroni, forse se si può chiamare errore, cerca di recuperare il giocatore facendolo giocare, perché parliamo sempre di un giocatore di 34 anni, non parliamo di un ragazzino. Quindi nel momento in cui l'ha preso, credo che ci punti tantissimo, ha cercato di recuperarlo facendo giocare. Poi col fatto che secondo me Salamon, che è un grande giocatore, si è fatto male, credo anche questo ha creato dei problemi alla linea difensiva. Oh, Vincenzo, andiamo prima alla telefonata perché già ci sta aspettando dalla pubblicità. Pronto TV6? Sì, ciao, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sì, ciao, buonasera, sono Mario da Pescara. Buonasera Mario. Ciao, sì, no, volevamo soltanto dire una cosa all'inizio della trasmissione, ma poi non abbiamo avuto modo di seguire quel discorso su Maniero. Penso che sia un'operazione sicuramente da studiare, ma più che altro dovrebbe essere la società oggi. Abbiamo le società di calcio che sono delle aziende, no? Giusto? Quindi devono ragionare con i numeri e con i bilanci alla mano. Adesso, se noi non rinnoviamo il contratto a Maniero, correggetemi se sbaglio, chiaramente il giovane alla fine di questo contratto è libero, quindi va dove pare a lui, giusto o mi sbaglio? Sì, sì. Dal primo febbraio il giocatore è libero, può andare dove vuole senza che la Pescara Calcio incassi un euro, o mi sbaglio? Dico, questa era la sì, mia. Sì. A questo punto sarebbe intelligente da parte della società, ritengo opportuno, considerato che Maniero è un giocatore sicuramente tra quelli più affidabili dal punto di vista che ama la maglia che indossa. Sono 4 anni che lo dimostra, penso che non debba dimostrarlo più a nessuno. Non è certamente il giocatore alla Immobile, non è un giocatore che ti devo dire di Serie A, ma è un giocatore che comunque in campo dà tutto quello che ha, gioca col cuore, quindi è un giocatore sicuramente da... Quindi lei è pienamente d'accordo con quello che diceva Leo Sfamurri prima? Assolutamente sì, però devono, secondo me, la società che adesso deve fare il passo di ingaggiarli, dargli un contratto, anche perché se poi un domani dovesse continuare, noi tutti pescaresi ci auguriamo questo, a segnare 10, 20 gol, 18, quello, è chiaro che qualche altra squadra volesse acquistarlo deve versare nelle casse della Pescara Calcio dei denari. Che discorso sbagliato è se invece lo fanno sfuggire in questa maniera, addirittura non gli rinnovano il contratto? Penso che sia una cosa. Grazie sbagliata. Mario, intanto l'Avellino ha pareggiato a Terni, in sovraimpressione abbiamo visto il risultato, 2-2. Ancora Castaldo, stavolta su calcio di rigore che probabilmente però non c'era. Comunque 2-2, doppietta di Castaldo per l'Avellino. Io pensavo che la società si siederà al tavolino con il procuratore di Maniero per rinnovargli il contratto, ma magari non a gennaio, forse lo farà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Io non sono in grado di suggerire nulla al presidente Sebastiano, a Iannascoli e ai due direttori, ma insomma sono 4 menti che pensano, menti, ossia 4 cervelli sì, che di calcio, insomma, chi più chi meno. Deve fare solo 2 conti. Eh? Devi fare bene 2 conti, Vincenzo. Ah, vabbè, io non lo so che conti ci sta, onestamente. Scusi, in che senso devono fare i conti? Nel senso che io, società, ho Pippo Maniero in forza, vedo l'età, vedo il valore, poi arrivo del mercato che può avere un giocatore. Se io gli rinnovo il contratto di 5 euro, ok, devo calcolare quanto mi costa Maniero da mai i prossimi 4 anni. Se non ha mercato, non lo posso rivendere. So che questo attaccante rimane in forza a me per 4 anni. Se io prendo Melchiori svincolato, quindi lo prendo a basso costo. Se prendo un altro giocatore che mi dà la Roma e gli paga lo stipendio. Se prendo il giocatore attaccante, probabilmente per me è solo un costo. Pippo Maniero,
Ho capito. Questo è il pensiero, quindi, caro, il pensiero, cioè, di un addetto. Caro Maniero, il problema di Maniero sta diventando un chiodo fisso. No, no, il problema è un altro, che forse è meglio che a Maniero qualcuno gli dice che l'amico suo, Leo Sfamurri, praticamente questa sera non gli ha rinnovato il contratto, quindi caro Maniero, trovati la squadra. I tempi ci sono. Deve interpretare un attimo. Io credo che la società lo voglia tenere un pochino... caldo. Caldo, nel senso, fammi vedere cosa sai fare, perché ha grandi potenzialità, farmele vedere tutte, che è forse un problemino che può aver avuto Maniero, cioè un ragazzo che già 5, 6, 7 anni fa ha fatto vedere che poteva fare veramente grandi cose. Forse non è ancora arrivato al top e forse è un problema caratteriale, magari, che non lo ha ancora portato ad alti livelli, perché lui ha i mezzi per poter arrivare ad alti livelli. Credo che la società lo voglia tenere un pochino sui carboni ardenti e poi arriverà il momento opportuno per... credo che sia un giocatore da sicuramente, insomma, da confermare. La situazione si dovrebbe sbloccare. I tempi sono dicembre, al massimo a novembre, perché dopo comincia a diventare un pochino a rischio la cosa. Quindi per novembre aspettiamo questa fumata. Siccome siamo già al 6 di ottobre, io ho detto nelle prossime settimane al massimo... prima di Natale, certamente non arrivare quando si riapre il mercato. Fino a novembre, sì, lui vuol restare a Pescara, questo è chiaro, no? Sono giochi pericolosi, perché a me è capitato, sì, lo so, in chiodo fisso, a me è capitato a Pescara con Pellicori. Che il presidente, io ogni tanto glielo ricordavo, ha detto: ci abbiamo puntato, l'abbiamo riscattato, vabbè, per una cifra irrisoria, però ci puntammo. E cominciò bene, fece bene, c'era Allegri allenatore, sì. Cominciò a fare dei gol. Io al presidente ogni tanto dicevo: va in scadenza, che facciamo? No, questo, se gli faccio il contratto, poi si siede, lo conosco. Vabbè, è una strategia, però, no? Non gliel'ha voluto rinnovare, siamo andati un po' lunghi, e il giocatore fece 11 gol a fine novembre, primi di dicembre aveva già fatto 11 gol e ce lo siamo giocati. Senti Massimo, un allenatore condizionato anche da questi aspetti societari, contratto, giocatore non libero mentalmente come vorrebbe essere o no? Ma potrebbe portare dei problemi a livello mentale del giocatore, però credo che quello rientra il discorso di prima. Ma volevo dire, l'allenatore è condizionato nel farlo giocare? Ma no, non credo. L'allenatore fa giocare sempre il giocatore che ti dà più garanzie, che ti fa... Tu sei sempre d'accordo con quello che dice Massimo? Ogni volta che parla di... Dipende che presidente c'hai pure. Dipende che presidente c'hai pure. Come? Che presidente c'hai pure. Che rapporto? Nel caso del Pescara? Potrebbe anche succedere che a un certo punto Maniero non giochi più. Questa era la mia domanda. Poi se arrivano dall'alto al presidente, conosciamo presidenti focosi in giro per l'Italia che un pochettino influenza le scelte dell'allenatore. Allora, successo con... tu hai una bella esperienza, Vincenzo, di presidenti, sì, perché sei abituato. Vabbè, lui è abituato. Quindi, lui lo dico io. A presidenti che chiamarli vulgari. Da noi ogni tanto qualcuno andava a finire fuori rosa. Garofalo, che è un giocatore che insomma ha fatto tanti anni di Serie B, un ragazzino, l'ho preso dalla Nocerina, che era un ragazzino, a un certo punto è finito fuori rosa un paio di volte per questi problemi di rinnovi, cioè sono situazioni delicate che vanno affrontate nel momento giusto. Da adesso sotto questo aspetto è completamente diverso a quando giocavi tu, anche quando ha giocato Massimo, era diverso. Allora Andrea, quando giocava Massimo già era un calcio che si avvicina a questo, quando giocavo io era... Sì, Enrico, possiamo leggere altri messaggi, sì, con l'ausilio sempre di Maurizio Dagui al coordinamento tecnico. Ecco qui, Ćosić e Zuparić, 0 gol in 3 partite ufficiali. E poi ancora, hai ragione, Caprari fuori forma, non lo pensate pure voi? E poi ancora, allora, su Caprari tra poco sentiremo... la campagna acquisti di TV6 da promozione, solo la Roma con Sabatini ha fatto meglio, dalla Costa dei Trabocchi con affetto sincero. Penso di capire, pensiamo di capire chi è stato. Volevo chiedere al grande Di Francesco: ma Coletti che fine ha fatto? E poi un aggettivo sul Teramo di ieri, quindi si parla di Lega Pro. Io direi inguardabile, in 10 per l'Aquila abbiamo sofferto di più, assurdo. Beh, allora intanto per la Lega Pro c'è l'appuntamento del mercoledì proprio con te, Andrea, certo, Costantini, però adesso, certo, facciamo... guarda, c'è questo, Enrico, e poi, sì, possiamo fermarci. Sarò fissato, ma con la continuità di Caprari torneremo ad apprezzare il bel gioco. Il problema è quando arriverà. Buonasera Antonio. Quando avverrà, sì.
pesantino questo messaggio nei confronti di Caprari, sia la continuità di Caprari quando avverrà. Speriamo presto. Per il Teramo, io ieri la partita ero fuori città, non l'ho vista. Beh, in 10 contro 11 non è la prima volta che la squadra in 10 vince contro quella in 11. Mi dicono tutti, mi hanno detto che l'Aquila ha giocato meglio del Teramo, è stata più brava, più determinata, ha più tutti gli aggettivi di questo mondo, e tutti mi hanno detto che ha meritato di vincere. Allora, purtroppo, tornando a Caprari, invece, Leo, il tuo pensiero? Beh, sono d'accordo con lui, nel senso che credo che Caprari abbia delle qualità tecniche enormi, enormi. Gli manca questa continuità che sarà adattata dall'anno di Zema. Sarà dettato dal fatto, non so, può essere un discorso psicologico, un discorso di fiducia nei propri mezzi, però tecnicamente credo che il giocatore sia indiscutibilmente. Era anche il più in forma in estate. Sì, poi si è fatto male adesso ultimamente, e credo che anche lì il mister, secondo me, ha esagerato a farlo giocare subito 10 minuti. Adesso non mi ricordo se l'ultima in casa con la Tina o precedentemente. Però ha delle doti tecniche imbarazzanti per quanto è bravo. Però forse questa cosa. Insomma, quando esploderà Caprari, lo chiedo ai tecnici, Minguzzi e Epifani. Vai Massimo. Ma perché passi sempre? No, ma io è lui l'allenatore. Sia un giocatore importante per questa squadra, un giocatore forte, forte tecnicamente. E credo che era un giocatore che era partito benissimo, poi l'infortunio sicuramente l'ha penalizzato. Poi si dà colpa sempre all'allenatore. Secondo me l'allenatore allena tutti i giorni, credo che non manda un giocatore in campo quando non sta bene. Sì, però il discorso di prima, fa giocare lui infortunato e non una persona in panchina che probabilmente stava anche in condizione, per me è un'esagerazione. Ma non sarà stato sicuramente infortunato. Comunque sono d'accordo su tutto. Giocare di lui e fare solo in panchina. Massimo, da sì, Guzzi, no, sono d'accordo su tutto, l'unica cosa che credo debba diventare più decisivo. Cioè Caprari ha delle qualità che tutti quanti conosciamo, deve diventare più decisivo, cioè un più decisivo assist, gol. Per quello ho messo un giocatore importante. Messaggio al telespettatore che parlava di qualità. Massimo, in 5 secondi, in tanti anni ne ho conosciuti tantissimi di allenatori, dalla A all'ultima categoria, alla Serie D. Beh, il 99% quando si puntano, si puntano. Dal chi è più bravo di quelli che ho conosciuto, Zeman, Galeone, Del Neri. Sono soft. No, beh, più soft di questo, dicendo che sono tutti quanti, come vogliamo dirlo in italiano, ostinati. Un po' bravo, ostinati. Se poi ci mettiamo un po' di fantasia, tutto un tandinello un pochettino coccioni. Però se decidono che 2 più 2 fa 4,001, nemmeno il padre eterno fa cambiare idea. E tu hai fatto il giocatore e ora fai l'allenatore. Ti ripeto, Del Neri, Galeone, Zeman. Tutti quanti, per fermarmi a tre grandi, Allegri, tanti a tutti quanti, a tutti i livelli, bravi, allenatori che hanno vinto a Teramo, allenatori che hanno vinto a Pescara, allenatori che hanno vinto a Giulianova, sette, sì, quando si innamorano, si fissano, il mediano destro può giocare meglio da esterno, e chi la fa cambiare idea? In questa piccola esperienza che sto facendo, che sono ancora all'inizio, ancora mi innamoro di nessun giocatore. Ma credo che non ti devi mai innamorare di un giocatore. No, innamorarsi tecnicamente, sì, ho capito, non tecnicamente. Innamorarsi nel senso che decidono Caprari. È meglio può la gamba sulla Caprari. Bravo, può giocare pure da mediano. No, Caprari è un esterno. No, io credo che l'allenatore si deve innamorare di un giocatore e funzionare alla squadra. Al modo come vuole giocare la squadra e devi fare le scelte ben. Per quanto riguarda il Pescara, credo, mi diceva di Soè, dall'inizio dell'anno che forse l'unico giocatore che è stato sempre bene, ma è quello che è stato meno utilizzato dall'allenatore, quindi credo che o perché non lo vede o perché in questo momento non rientra nel discorso tattico. Ma ce lo siamo scordati. Poi invece Politano ha fatto registrare grossi margini, miglioramenti. Intanto è stato sempre schierato, è l'unico insieme a Pucino, c'era Fiorillo, ma Fiorillo adesso non ha giocato, quindi restano soltanto Politano e Pucino, i sempre presenti. Grossi margini di miglioramento avete notato in Politano, Vincenzo e Massimo? Secondo me sono 3 anni che dimostra di essere un giocatore forte in quella zona di campo, cioè lui è diventato uno specialista da quella zona. Ha fatto più progressi lui che Caprari? Forse ha dato un po' più di continuità nell'interpretazione del ruolo. E Pucino credo che sia un altro giocatore di rendimento. Un giocatore di rendimento, un buon difensore di rendimento. Su Politano, Massimo? Sì, hanno avuto, ecco il discorso di prima, un percorso diverso, perché Politano veniva dal Perugia, grande campionato in Serie C, ha fatto 2 campionati di B alla grande,
Caprari forse gli manca in questo momento la continuità di fare un campionato da titolare. Da protagonista. Da protagonista. Tu insomma Leo, che tridente schiereresti? Così tagliamo un po' la testa al toro, se no Caprari, Politano, Maniero, Melchiorre, Pasquale. Tu, ecco, domenica faresti giocare, tanto sei un tifoso, sei libero di dire quello che vuoi. Ah certo, no? Certo. Beh, in questo Melchiorre rientra? No, tu ce lo devi dire. Mi faccio allenatore, sì. Preparatore. Tu che dai le maglie. Beh, in questo momento penso... È disponibile Melchiorre, quindi stava già in panchina. Politano, Maniero, Melchiorre. Se Melchiorre non sta bene, Pasquato. Va bene. Valerio, dal portale Forza Pescara. Sì, allora arrivano i commenti, c'è cioè Moares, dice il problema è avere una squadra assemblata all'ultimo momento, che poi verrà cambiata nuovamente a gennaio, si risolveranno i dualismi, Enrico per favore di a Sebastiani di non fare il mercato di gennaio che fa sempre disastri. Amedeo 51 invece dice Pesoli contro il Crotone, sono sicuro che giocherà, non credo punti su Boldor e qui sappiamo che Boldor è convocato in nazionale, quindi sicuramente non ci punterà Baroni, o su Salamon che non ha ancora recuperato. Piero da Torino dice su Pesoli non sono d'accordo, quindi questi sono un po' ecco, a proposito di questa rosa allestita all'ultimo momento, qui abbiamo proprio direttamente Minguzzi che ha allestito il suo Grosseto in pochissimi giorni, eppure i risultati arrivano, quindi anche questo potrebbe rappresentare un alibi di fare le squadre all'ultimo momento. Stesso discorso vale per il Vicenza. Secondo me, secondo me ormai in questo tipo di calcio tante squadre, anche l'Arezzo, anzi l'Arezzo l'ha fatta ancora dopo, noi siamo stati i penultimi e loro gli ultimi proprio, Vicenza pure. Ormai, cioè bravura ormai, del direttore sportivo, no, la scelta dei giocatori. Io credo che Pescara poi sia partito con grande anticipo, non vedo... Sì, solo nell'ultimo giorno di mercato sono arrivati quattro giocatori che poi... Sì, però di una rosa già abbondante. Giocatori che dovevano far fare il salto definitivo di qualità, mentre non è ancora no, perché per esempio acquisto di Pasquato, l'ultimo giorno del mercato, ne hanno parlato tutti. Vabbè, in Italia, Musai, la ciliegina sulla torta, e sto Pasquato non gioca sempre, e allora mettiamoci d'accordo, ma facci la formazione, no. Facessi io Pasquale gioca sempre. Quindi, cioè, c'era già un buon gruppo di giocatori, quindi si era già lavorato tanto. Poi sono arrivati quattro giocatori, dei quali uno è arrivato infortunato e lo sapevano, quindi è un giocatore che andrà aspettato, ottimo giocatore fra l'altro. Però io credo che non sia quello il problema, perché poi alla fine voi mi confermate che le prime partite sono state anche ben giocate, cioè episodi sfortunati, qualche errore singolo. Ci stanno, adesso c'è la vittoria ti deve rimettere in corsa e vedere. Senti, Leo, se ti chiedo però questa squadra in estate, precampionato, Coppa Italia, anche la prima di campionato, una squadra diversa, giocava come voleva Baroni. Poi sono arrivati questi rinforzi anche nell'ultimo giorno di mercato e non gioca più come voleva Baroni. Quello che ho detto prima, secondo me lui soffre abbondanza. No, erano proprio giocatori diversi, quindi era riuscito forse a lavorare con un gruppo e a dare la sua traccia. Tatticamente era lo stesso, o no? Sì, con quei giocatori che c'erano prima, no? Probabilmente le caratteristiche non ci vediamo che noi abbiamo fatto la prima partita di Coppa Italia inguardabile, poi è passato il turno lo stesso, poi ha fatto una grande gara col Chievo. Con il Trapani fece una tendenzialmente hai fatto lo stesso percorso che ha fatto Marino l'anno scorso, e noi a differenza che il 30 di agosto vincemmo 3-0 con la Juve Stabia, invece quest'anno abbiamo fatto 0-0 col Trapani e poi è stato un declino devastante e poi c'è stata la ripresa successiva. Quest'anno senza troppi entusiasmi ci fermiamo piano facendo i debiti scongiuri perché se il destino è quello. Però sicuramente il fatto che poi ti arrivano, non ti arrivano dei giocatori per completare la rosa, ti arrivano delle persone importanti, che Pasquato è importante, Melchiorre è importante, Guana ha una spalla e una carriera importante, quindi un po' vai in difficoltà nella scelta degli uomini quando poi devi fare la formazione finale, quindi probabilmente lì è iniziato un pochettino questi dualismi. Se c'hai tanti giocatori bravi, non ti tolgo il mestiere. No, se ce l'hai bravi in difficoltà non ci vai mai. Eh? Se ce l'hai bravi in difficoltà non ci vai mai. Ma non per cosa sì, ti arriva un Guana per la Serie A, è normale. No, mi sbilancio un po' dando un'interpretazione così da fuori, da detto ai lavori, da uno che ha fatto i capelli bianchi guardando partite, da uno che ha avuto anche Epifani
come giocatore a Grosseto, ha vinto il campionato con me. Uno... Ti fa effetto rivederlo adesso come un allenatore che sta facendo molto bene? No, ma io sono convinto che lui farà una buona carriera, perché era già a suo modo anche un po' un allenatore in campo, per ruolo, poi un ragazzo serio, quindi se lo merita anche. Allora, interpretiamo un attimo... Sbilanciati un po'. Mi sbilancio un pochino, no? Allora, probabilmente, cioè, sicuramente fino adesso è mancato Pesoli, che è un giocatore fondamentale probabilmente per questo gruppo, perché sì, insomma, sia Čosić che Zuparić l'anno scorso c'erano, qualche problema c'era stato, quindi è stato preso un altro ragazzo giovane, un altro dal Cagliari che poi è andato via subito, quindi Pesoli doveva essere l'acquisto dietro, che doveva essere il giocatore di esperienza, che doveva dare solidità anche agli altri, fiducia anche agli altri. Probabilmente per un problema di condizione, di infortuni vari, è mancato lui. Quindi qualche cosina lì è mancato. Io, quando vedo un destro che gioca terzino sinistro, un pochino storco il naso, e quindi secondo me anche lì forse qualche cosina, non so se poi c'è qualcosa in rosa che possa essere, però mi piacerebbe vedere un Mancino, mi piacerebbe vedere Mammarella, cioè vedere un giocatore... Non è preso uno qualunque. Sì, no, è stato anche lui a Grosseto, fra l'altro, con me. Quello Grillo Zampano non ti convincono? No, cioè adesso Grillo io quest'anno non ancora lo vedo, però non gioca per gioca un destro in quel ruolo, sì, che secondo me a me piacerebbe vedere un bel Mancino con un bel piede in quel ruolo. Che non è facile trovare. Che non è facile da trovare, ovviamente, però esistono. Questi difetti di fabbrica? Cioè piccole cose che secondo me, giustamente, uno può andare a lavorarci e cercare magari a gennaio di fare qualche piccola correzione, come tante cose che possiamo fare tutti, ma è un mio parere personale. Ripeto, da fuori vedendo le cose così, forse il reparto dove è più completo, dove non c'è bisogno di fare interventi, credo sia proprio dalla metà campo in avanti, cioè dove anche Lazzari stesso può essere un giocatore offensivo, cioè hanno tante soluzioni. L'altro reparto è forse a metà campo, dove probabilmente, come diceva prima Francesco, è un reparto dove devi cercare anche di velocizzare un pochino il gioco e la manovra, dove devi dare un po' di velocità. Fino adesso, probabilmente per questione di condizione, non... C'è un'abbondanza notevole, perché qui non abbiamo citato i Da Silva, i Sove e i Pogba. Sono 9-10. Che aggiunti ai vari Politano, Pasquato, Maniero, Melchiorri, Caprari, c'è una... più di una concorrenza. Baroni in questi casi prende, Baroni o anche un altro allenatore, prende Oki, la Novalgina o Moment, che ti viene il mal di testa. No, lui aspetterà gennaio. Scherza per essere, vuole essere una freccia a favore di Baroni, ti viene il mal di testa, perché se continuando con il 4-3, tre attaccati ce n'ha 9. Mentre forse a centrocampo, in difesa, il numero è più limitato. C'è un po' quello che ho detto. Sì. Beh, difesa e centrocampo penso che siano quasi due per ogni ruolo, in attacco sono anche tre per ogni ruolo. Allora, andiamo in pubblicità, poi ultimo quarto d'ora, torneremo da Andrea Costantini, da Valerio e con i nostri ospiti in studio. Andrea, allora, il risultato di Terni è sempre di 2-2? Sì, mancano 5 minuti e mezzo, sempre 2-2 tra Ternana e Avellino. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau.
è un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Concessionaria Iveco, Adria Car, ti invita a provare il Truck of the Year 2013. Scopri il nuovo Iveco Stralis Highway da Adria Car, concessionaria Iveco. Info su www.adriacar.it. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines vi augurano un buon viaggio. Allora, rientriamo in diretta, sempre 2-2 tra Ternana e Avellino. Allora, Andrea, un paio di messaggi e poi gli ultimi commenti su Forza Pescara. Sì, è in corso il primo dei 5 minuti di recupero a Terni, 2-2 tra Ternana e Avellino. Allora, un altro paio di messaggi che leggiamo insieme. Comunque basta con questa storia dei nazionali, le loro assenze ci penalizzano. Come sostituiamo Bjarnason? Ci dice questo amico da casa, o meglio, ci chiede. E poi ancora... Francesco dice Lazzari. Mi piace il tridente di prima, Pasquato e Melchiorri retrocessi a Padova l'anno scorso. Beh, penso sia un po' ironico questo ultimo messaggio. Niente, comunque, a te. No, Vincenzo, sono due buoni giocatori. Vuol dire nulla, cioè la stagione storta capita, però insomma, credo che chi ha visto le prestazioni del Padova l'anno scorso, soprattutto Melchiorri, sicuramente è uno di quelli che ha fatto molto bene. Pasquato forse è un giocatore molto forte, molto bravo, con un gran piede, anche lui, per lui vale un pochino il discorso di Caprari, no? Sono giocatori che hanno grandissime potenzialità, da loro ci si aspetta sempre molto. Epifani come sostituirebbe Bjarnason per accontentare il tifoso?
Ma credo che alternative le ha, anche Lazzari al centrocampo potrebbe essere un'alternativa importante. Valerio, le ultime riflessioni, prego, tu Francesco Lazzari metteresti? Sì, Lazzari giocava da mediano, mezzale, interno sinistro, chiamatelo come volete, nei tre di centrocampo giocava a sinistra, è il ruolo suo, no, mi è venuto il dubbio, allora ho telefonato a qualcuno, a Novara, a qualche allenatore che sta in giro per l'Italia, che l'anno scorso ha visto il campionato, ha visto qualche volta in Novara, ho detto scusate, come dice lui, no? Lazzari dove deve, qual è il ruolo naturale di Lazzari? Non l'ho chiesto a Lazzari ovviamente, sì. Perché no? E tutti quanti mi hanno detto che a centrocampo l'esterno di sinistra è, non l'esterno d'attacco, allora, l'esterno Valerio, dei tre Carolis... di centrocampo, è il ruolo suo. Sì Enrico, allora continuano i commenti sul nostro portale forzapescara.com, c'è per esempio Andrea Bassano che dice fare vedere ai giocatori attuali gli highlights della gara di Crotone dell'anno scorso, mai più in spagnolo l'apologia della vergogna. Poi da domenica, da sabato ad oggi sul nostro portale si è parlato tanto della brutta prestazione tra virgolette il primo tempo del Pescara che ha portato comunque a casa i tre punti e Sivigliano per esempio dice dov'è lo scandalo per la vittoria di sabato, abbiamo dominato a Catania, abbiamo giocato bene col Trapani, abbiamo pareggiato con Latina mangiando tantissimi gol, eppure c'è anche gente che si lamenta. Un altro Caps, per esempio un titolo molto, molto carino per le testate, punti e basta, dice Caps, perché ci dobbiamo portare a casa questi tre punti, guardiamo avanti con fiducia, ci sarebbero anche le scelte, dopo sei partite dovrebbero avere un'idea chiara, ma se si ascoltano le dichiarazioni di Baroni si rimane perplessi. Continuano in tanti a commentare sempre. L'importante insomma è fare i punti in questo momento della stagione, no Leo? Adesso soprattutto è fondamentale, se non ci riusciamo due giocando bene. Due trasferte che, come diciamo poco fa, dovrebbero indirizzare un po' il campionato del Pescara. Due trasferte dure perché Crotone non è una... Scorso anno ha ragione il tifoso. Ce l'avamo, purtroppo è stata una tristezza. Andrai pure a Crotone? Sicuramente, domenica mattina partiamo. Ci vado pure a pranzo. Purtroppo due trasferte impegnative, nel senso che Crotone non è stato mai un campo così proprio facile per noi, loro stanno nella stessa situazione nostra. Anche sia Crotone che Vicenza hanno 6 punti, 7 punti credo, sì. Quindi affrontiamo la condizione nostra e per noi è importante per capire un attimino chi siamo, se siamo quelli che giochiamo bene o facciamo un punto, giochiamo male facciamo punti, iniziamo a mettere qualche punticino in più perché la questo è il prossimo turno, c'è la partita appunto del Pescara Crotone, si giocherà domenica alle 15, Virtus Lanciano Vicenza, prossimo avversario dei biancoazzurri, poi c'è Latina-Bologna, vedremo il nuovo Latina di Breda contro il Bologna. Vediamo un attimo anche Catania-Bari. Vabbè, l'unica medicina sono i punti, Enrico, se non facciamo punti. Velocemente, tanto ci riguardo un po' da vicino perché Latina è nel campionato del Pescara, ma mi è sfuggito qualcosa perché Breda non è rimasto con il a Latina e hanno preso Beretta che è molto bravo, bravo, bravo. Cioè, quest'estate, credo. Ma penso no, l'anno scorso il Latina ha fatto un campionato da fenomeno. Quindi sì, giocava pure forse, bene. Ha fatto la finale playoff, stava per andare in A. Breda non viene confermato. Ha avuto magari il timore della difficoltà di ripetersi. Comunque gli avrebbero chiesto di vincere il campionato, sicuramente. Perché tu dici che è Breda che se n'è andato, non che non lo hanno. Sì, no, è Breda che non è rimasto. Enrico, finale a Terni 2-2. Benissimo. Va possiamo bene. Vedere la classifica giornata? Sì, è stato Breda, vuole staccare un po' la spina. Sì, penso che non sentisse magari quel finale di campionato la responsabilità di dover vincere per forza, perché il Latina quest'anno puntava a vincere, forse lui non era magari convinto delle potenzialità di quella squadra. Allora, guardando questa classifica, Massimo, la sorpresa più grossa qual è? Le sorprese sono Frosinone e Perugia, credo che sono due neopromosse. E stanno facendo veramente grandi cose anche in Serie B. Poi altre sorprese, perché credo che siamo tutti nella norma. Il Carpi sta facendo molto bene, però credo che il resto è. A Catania non si è risolta la situazione con Sannino. A Catania non si è risolto perché secondo me ci sono problemi all'interno che noi non conosciamo, perché la squadra è forte. E credo se riescono a risolvere i problemi il Catania farà un campionato di... A oggi non ci sono uno o due squadre nettamente superiori alle altre che fanno pensare, dico il Palermo dell'anno scorso ma ce ne stanno tante nella storia della Serie B, quindi questo deve far riflettere di quanto questo campionato si presenti molto più difficile e equilibrato, molto più livellato, esatto, dello scorso anno.
poi c'è il rovescio della medaglia, che tutte potrebbero avere delle possibilità, brava, cioè, che negli altri anni sì, non hai. Più la seconda che hai detto, secondo me, cioè il fatto che comunque ci siano, cioè, fino all'anno scorso c'erano uno o due posti occupati. Esatto, già. Appunto, quest'anno, adesso di posti quest'anno liberi, di posti, per andare volendo, in alto, ce ne sono tanti, quindi Pescara, insomma, se sarà una svegliata, sì. Da Crotone andiamo a sentire l'ex Martella, te lo ricordi Martella, Leo? Sì. Non c'è nessun rapporto, forse non lo ricordo. Andiamo a sentire questo giovane Martella che fece qualche apparizione anche nell'anno di Di Francesco. Sì, di Reggio, Pisa, sì, esterno. Andiamolo a sentire su questa gara. È successo di tutto alla fine, abbiamo preso due pali in un'azione sola, Riccio a testa come ho domati, poi è stato anche il mio tiro fuori che è uscito di poco, siamo stati sfortunati e ora ci dobbiamo riprendere per forza con il Pescara in casa. Sì, il primo tempo è stato, da come ho detto prima, molto, molto positivo perché siamo stati molto corti, con i terzini andavamo, poi il secondo tempo con l'entrata di Calabino siamo un po' scesi pure perché forse per paura delle sue spizzate, per non spezzare la linea difensiva, siamo scesi un po' e non siamo riusciti a ripartire, però da come detto prima ora pensiamo già subito a domenica, la partita di Livorno già archiviata, e pensiamo a vincere contro il Pescara. Io ho fatto tutto il settore giovanile a Pescara da quando avevo 11 anni fino a 18 anni, quindi diciamo che per me sarà come un derby di trovare la mia ex squadra. Sì, Pescara è una grande squadra, l'ha dimostrato domenica vincendo, però noi dobbiamo fare altrettanto scendendo in campo domenica per vincere la partita. Insomma, un campo caldo sarà Crotone, eh? Leo? È duro. Anche per loro la vittoria è d'obbligo per uscire dalle sabbie mobili, quindi meglio così, stimoli per tutti e due, no? Beh, stimoli per tutti e due, difficoltà per il Pescara, ma anche per il Crotone. Giocando in casa è più condannato a vincere, tra virgolette, il Crotone che il Pescara. E magari vai giù, fai una fetecchia. Leo, com'è l'umore tra i tifosi? Beh, tutto il settore della Curva Nord penso che si vede palesemente durante le partite, in città dal primo minuto all'ultimo, e c'è un po' di diatriba con tutto il resto dello stadio. Ma come mai questa... Si fischia un po' troppo subito, capito? Questa c'è poco... divergenza di vedute tra curva e altri settori? Ma... Sai cos'è? Probabilmente noi vivendo molto di più il campo, perché quando vai a Catania in 70, ragazzi, non è facile. Io, da casa è bello, ci mancherebbe, però quando vai lì in 70 vedi la partita, il polso, eccetera, eccetera. Ti viene anche in automatico stare vicino fino al 93esimo, poi al 94esimo ci stanno tutti i fischi che vuoi, nel senso che se giustamente una persona paga il biglietto è libera di esprimere la propria opinione con la massima tranquillità. È normale che, ripeto, una partita come Catania, come fai a fischiare? Nel senso, cioè, o anche la Roma ieri sera, i tifosi della Roma come fanno a fischiare la partita? Cioè, hai perso sicuramente, ma come fa? Come va fischiato tantissimo. E, purtroppo qui a volte si esagera e si esaspera tutto, nel senso, forse pensiamo, anche se il nostro almanacco non ce lo permette, che abbiamo fatto qualche campionato di Serie A e tutti i campionati di B e di C, a volte facciamo giudizi come se avessimo fatto 20 anni di Champions League e avessimo vinto 20 Coppe UEFA. Se stessimo un pochettino più tranquilli probabilmente uscirebbe qualche risultato di più. Ti ripeto, al 90esimo ci sta tutto eventualmente, quello che vuoi, ovviamente sempre in maniera civile, però che tu con l'entella fischi al 45esimo, io penso che sia esagerato, neanche veramente. Quindi la maturità arriva più dal gruppo ultra, ecco, definiamolo così, quello che segue la squadra dentro e fuori casa. Il tifo organizzato penso che abbia fatto anche parecchi passi indietro, perché generalmente il tifo più caldo era quello che partiva prima. No, sono passi in avanti invece con maturità. No, passi indietro nel senso nella contestazione, sono passi avanti nella maturità, nel gestire una situazione che non è più fischi al 25esimo al primo errore, fischiamo al 93esimo, perché a Cittadella al 93esimo solo i giocatori sanno le parole che hanno detto, lo sanno solo i giocatori perché non si possono ripetere, perché era giusto, al 93 a Cittadella hai fatto una partita, o a Terni una partita imbarazzante, al 93esimo ci sta tutto, però durante la partita e col Bologna è una dimostrazione, le partite possono cambiare anche sullo 0-3, perché se entrava il tiro di Maniero sul palo lì finiva 3-3 la partita, e secondo tempo ha fatto una partita stellare. Quindi io penso che diamo fiducia 90 minuti, diamo fiducia a qualche partita, poi
ci sta tutto, che non pensate che io voglio retrocedere, mi fa piacere, assolutamente, però fino al 93esimo ci provo a recuperare la partita, poi al 93esimo una cosa mi va storta, una cosa non mi piace, io ho detto che Baroni non mi ha fatto mai impazzire, perché ho visto tutte le partite del Lanciano l'anno scorso, ha fatto un grande campionato, ma anche D'Aversa sta facendo la stessa cosa, quindi probabilmente è anche l'impostazione del Lanciano stesso che permette di lavorare con tranquillità. Baroni a marzo, aprile e maggio ha fatto disastri, lì ha rischiato anche l'esonero, però siccome è una persona che ci mette cuore, ci mette umiltà, la squadra lo segue, ha fatto delle grandissime prestazioni, su 7 partite e 6 partite abbiamo dominate, ok? Perché devi contestare a priori perché mi sta antipatico X o Y? Do fiducia alla squadra, tutte quindi, quante. Quindi poi anche rispetto allo scorso anno vedete più impegno da parte dei giocatori, cioè quando chiedete di lottare per la maglia è un elemento che notate in campo. Quello che, ma sì, ecco perché non c'è contestazione da una parte di una frangia di tifosi dello stadio, perché hai visto che comunque poi la frangia che si fa sentire, c'è sempre, ultima in classifica, prima in classifica, falliti o retrocessi, comunque quei 3-4 mila sono sempre lì. È un segno di maturità rispetto alla Pescara che conoscevate voi? Tu hai vissuto cicli positivi, quindi sì, lì c'era un entusiasmo diverso. No, però sono contento che sia così, insomma, deve essere così, ci deve essere fiducia, comunque poi a partita in corso i fischi fanno sicuramente male, chi va in campo li sente come. Chiudiamo con i vostri campionati, state andando benissimo, Vincenzo con il Grosseto dopo la vittoria di Ancona, siete a quota 10 in 7 gare. Sì, siamo a 3 punti dalle prime. Insomma, siamo contenti. In casa con il tutto cuore, insomma, non potevate fare di più. Beh, sì, no, si può sempre fare di più. Considerando come siamo partiti, però abbiamo una buona squadra e poi io il presidente che sì, è vero che ogni tanto mi fa partire con questo è il gol. Sì. Il gol di Picchi. La regia prontissima. Avete un attacco super. Sì, no, abbiamo buoni giocatori davanti, abbiamo anche dei buoni giovani, avevamo il centrocampo, c'era Verna del Chieti l'anno scorso, del Lanciano, 93, che ha fatto molto molto bene, un altro, il centrocampo erano tutti 93-94, quindi siamo anche contenti per questo. E la scelta di Massimo Silva come allenatore? Ma la scelta di Massimo è stata un po' legata anche, abbiamo preso il profilo di 4-5 allenatori che giocassero con la difesa 3, perché all'ultimo momento, facendo la squadra all'ultimo momento, ho dovuto inventare abbastanza le cose, quindi pensavo che un 3-5-2 fosse un modulo che mi dava un pochino più di serenità nel costruire la squadra, magari di poter sbagliare un pochino di meno, un modulo abbastanza come quelli di una volta, no? Si giocava un pochino così anche una volta, e quindi era il modulo un po' più semplice per impostare. Insomma, il padron Camilli è tranquillo. Sì, ma poi, no, tranquillo mai. In questo periodo, in questi giorni, nelle ultime 48 ore. È una parola che non esiste. Intanto lui, ho detto, fa è la meno squadra, agitato. Fa la squadra all'ultimo momento, ma vuol vincere, quindi non gliene frega niente di partecipare. È meno agitato. Lui di Coubertin non lo conosce, non l'ha mai sentito parlare, non sa neanche chi sia. Invece Massimo a San Nicolò, dopo la vittoria sul Metelica, tutti soddisfatti perché state andando anche al di là delle più rose previsioni, no? Come matricola. Sì, siamo io personalmente, ma come la società siamo contentissimi delle cose come stanno andando. Quinti in classifica. Non bisogna, no, la classifica in questo momento la guardiamo pochissimo. Ah, oggi siete quinti, potete anche migliorare, no? Sì, si può migliorare tutto, ma siamo consapevoli della nostra forza, però lavoriamo settimana per settimana e pensiamo a partita dopo partita. Complimenti Massimo e complimenti a Vincenzo Minguzzi. Francesco, un pronostico, dai, non li fai mai. Crotone. Su Crotone. L'ho detto prima, 1-0, facciamo una fetecchia, 1-0 per il Pescara. Leo e sarà segna, Crotone, sarà Vicenza, maniera. L'ultima trasferta che hai saltato, qual è stata? L'unica a Cagliari perché era porte chiuse. Cagliari, Pescara, in Serie A, sì. Vabbè, quello non è saltato, la porte chiuse. Però ho saltato, non ci sono andato. Grazie a Valerio De Carlis, la redazione di Forza Pescara. Andrea, possiamo chiudere qui, hai altre novità? Sì, no, soltanto del Crotone sì. Ti dico che oggi sono ripresi gli allenamenti della squadra di Drago, assenti i nazionali Balasa, Ricci, l'abruzzese di Roseto, Jacopo Dezzi, ex Giulianova, e l'ex Stefano Padovan, che lo scorso anno è stato una meteora nel Pescara. Nel Pescara invece domani la ripresa degli allenamenti a porte aperte, ore 15 al Poggio degli Ulivi, si rivedrà anche Salamon con un lavoro personalizzato, mancheranno invece i nazionali. Grazie a tutti, in bocca al lupo al Pescara per queste 2 trasferte, in bocca al lupo a voi e alle rispettive squadre del Grosseto e del San Nicolò.
Leo, ci rivedremo a fine campionato come ogni anno per tirare un po'. Io ne faccio una all'inizio, a metà o alla fine? Ah, a metà, vero, saltiamo quella di metà, però sei partito in ritardo anche tu. Okay. Grazie per averci scelto. Grazie a voi. Serie B, il campionato degli italiani.